Benvenuti a questo appuntamento speciale di Orizzonte Scuola, tu per tu, ciclo di interviste con i protagonisti del mondo della scuola. Con noi oggi Mario Pittoni, responsabile istruzione della Lega, con lui facciamo una panoramica a 360 gradi su quanto accade nel mondo della scuola. Do il benvenuto a Mario Pittoni, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Grazie. Allora, senatore, abbiamo parlato, c'è tanta, nei giorni scorsi si è parlato molto di concorsi, percorsi abilitanti, mobilità, più che veramente tanti, tanti argomenti. Ecco, partiamo con ordine, parliamo dei concorsi PNRR. Si sono conclusi il 9 a gennaio le procedure, adesso c'è attesa per quanto riguarda la prova scritta e poi c'è la questione riguardante, cioè ci sono stati anche i 14.000 posti aggiuntivi, ieri il decreto ministeriale. Ecco, le chiedo, questa formula dei concorsi è la migliore che prospettate, a cui aspirate o si può cambiare? E se sì, come? No, assolutamente. Infatti, ho avuto qualche scontro con il ministro precedente Bianchi, però è una formula che è stata concordata con l'Europa, per cui a questo punto noi siamo tenuti a rispettarla e a portarla avanti fino alle 70.000 assunzioni previste. E attenzione che non è che si vanno ad aggiungere nuovi numeri, siccome il concorso che sta per partire è una prima tranche, semplicemente invece che essere solo il numero previsto originariamente per la tranche, si aggiungono altri più o meno 15.000 posti, ma il numero complessivo rimane 70.000, che coprono tra l'altro, essendo previsto su base triennale, si va a coprire a malapena i pensionamenti. Di fatto non si affronta il problema del precariato storico. Questo lo faremo, vediamo se riusciamo ad attivarlo parallelamente. Comunque è uno degli impegni che abbiamo preso come coalizione, ma impegni di legislatura, per cui abbiamo un po' di tempo per concretizzarlo e io punto a concretizzarlo, cioè chiudere Ecco. la legislatura con un intervento serio, concreto per il superamento del precariato storico. Ecco appunto quello che chiedono tanti, ma questi concorsi, ecco, così come sono stati realizzati, li avete un po' subiti, diciamo così. Ecco, nella vostra intenzione c'è una procedura un po' diversa, diciamo così. Adesso è così questo concorso, tra l'altro non si prevedono nemmeno abilitati. Abilità idonei, mi scusi, ecco, quindi gradatore di idonei, quindi è solamente un concorso, come dire, che così si prevede. Mi dica Sì. su questo. No, esatto, è così. Non ci sono idonei. Tra l'altro, gli idonei erano stati tolti già dai concorsi precedenti in preparazione dei nuovi meccanismi concordati col vecchio governo, però per i concorsi ordinari precedenti siamo intervenuti. E abbiamo portato a casa prima di tutto il ripristino delle graduatorie che poi abbiamo trasformato in esaurimento, quindi con l'impegno dello Stato nel momento che i posti si rendono disponibili di stabilizzare chi ha superato le prove e i concorsi ordinari. Ecco, eccolo qui, ci siamo nuovamente, abbiamo avuto un piccolo problema. Altra questione che si lega a quella dei concorsi è quella del reclutamento e del doppio canale. Ecco, su lei su questo ci punta tanto, anche alla luce di quello che poi avverrà in estate con le supplenze, con anche la questione dell'aggiornamento delle GPS. Ecco, su questo cosa possiamo dire, senatore? Sì, il motivo è quello che ho spiegato prima. Noi con i concorsi PNRR andiamo a coprire i pensionamenti. E siccome l'impegno politico che abbiamo come coalizione proprio è quello di affrontare anche il problema del precariato storico che si trascina da troppi anni e anzi è andato crescendo ulteriormente nel tempo, ormai sapete che sono centinaia di migliaia i supplenti che tocca assumere ogni anno con impegno notevole dell'intera struttura, perché
trovare supplenti è sempre meno facile, soprattutto al nord, tant'è vero che alla fine per disperazione ci si ritrova a dover assumere MAD, cioè spesso persone che non hanno esperienza di insegnamento, hanno il pezzo di carta, hanno il titolo, ma non hanno esperienza di insegnante. Ecco, concorsi, doppio canale, quindi reclutamento, altro tema che all'ordine del giorno è quello che riguarda i percorsi. Ecco, vai. Fermo un attimo, stiamo parlando del doppio canale. Il doppio canale è un meccanismo attivato per quanto riguarda la scuola per la prima volta dall'allora ministro e attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 1989, era un periodo in cui si stava prospettando il problema di non avere tutti gli insegnanti titolari necessari all'inizio dell'anno scolastico. Mattarella ha ritenuto che questa cosa si doveva in qualche modo evitare, e c'è riuscito appunto con un dispositivo di legge che con l'assunzione per titoli e servizi, cioè con percorso più agevole rispetto al concorso tradizionale, consentito di avere in tempi sufficientemente stretti tutto il personale necessario di ruolo, cioè docenti che avrebbero seguito i ragazzi dall'inizio alla fine dell'anno scolastico, che è la base della qualità di questo servizio. E noi stiamo assistendo da diversi anni ad un aumento pesante della percentuale di insegnanti supplenti, che quindi cambiano spesso e volentieri, specie nel sostegno, c'è una situazione scandalosa, perché insegnanti di sostegno cambiano anche 3-4 volte nell'arco dell'anno scolastico, e pur dovendo raffrontarsi con ragazzi che hanno difficoltà particolari e che avrebbero particolarmente diritto a disporre di insegnanti titolari, che li seguono per tutto l'anno e possibilmente magari per l'intero ciclo scolastico. E questo si può ottenere con un percorso accelerato, come appunto il doppio canale, che tenga conto dell'esperienza. L'esperienza negli ultimi anni è stata messa un po' da parte a favore dei titoli. Secondo me bisogna ritrovare l'equilibrio tra titoli e servizi, esperienze. E si può fare attraverso questo meccanismo che viene applicato spesso e volentieri in altre branche della pubblica amministrazione, ma nella scuola succede a periodi, trova delle difficoltà. E un periodo in cui sarebbe stato importante utilizzarlo sarebbe stato il 2020, quando è scoppiata la crisi pandemica. Io l'ho proposto, se ricordate, a marzo, eravamo tra l'altro in diretta televisiva e in collegamento dal Senato, presenti sia io che l'allora ministro Azzolina, e ho lanciato questa proposta illustrandola anche nei particolari. Non è stata presa in considerazione, e allora ad agosto l'ho depositata con il disegno di legge, famoso 1920, che è ancora attualissimo, anche se avrà bisogno sicuramente di qualche aggiornamento, ma è una delle proposte principali che ho portato al Ministero all'inizio di questa legislatura, perché può essere la base per mettere a punto un meccanismo di attivazione del famoso doppio canale. Cioè ci dà la possibilità di incrementare notevolmente il numero di insegnanti di ruolo a disposizione, che forse il problema più grosso che la scuola italiana in questo momento per garantire qualità. Bene, andiamo ad un altro argomento molto atteso, quello dei percorsi abilitanti, perché l'ANVUR ha dato il parere, l'ha inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca, adesso c'è attesa per il decreto ministeriale del MUR. C'è anche un'altra questione importante, che è quella dei docenti ingabbiati. Ecco, facciamo un po' il punto, e cosa possiamo dire in merito a questo, senatore? Niente, che i tempi si stanno un pelo allungando, perché se ci sono tutta una serie di passaggi da rispettare, però credo che la cosa importante in questo momento, dopo 10 anni d'attesa, sia di avere a disposizione un meccanismo efficiente da subito,
in grado di funzionare senza presentare difficoltà che poi sappiamo a cosa portano. E l'ANVUR ha fatto la sua parte, adesso tocca ai ministeri, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra MIM e MUR per mettere a punto le norme attuative da mettere a disposizione delle università statali e non statali. Ci si sta lavorando, io ho chiesto di fare attenzione a cinque questioni, che adesso un attimo vado a recuperare. Sì. Ecco, quindi possiamo dire comunque che nei prossimi giorni, quindi la prossima settimana, ci sarà un incontro fra il MIM e il MUR sui percorsi abilitanti. Sì. Sì, in linea di massima dovrebbe essere all'inizio della settimana, ma devo ancora concordare la data, vediamo quando sarà. Importante ovviamente che sia il più presto possibile, perché prima chiudiamo questa questione, prima le università disporranno delle indicazioni per poter attivarsi, certo, completamente. E ecco, le dicevo, sì, i punti importanti a livello politico, anche perché sono gli impegni che abbiamo preso in questi anni nella prospettiva appunto di riattivare dei percorsi abilitanti che superassero il meccanismo del TFA, che tra numero chiuso e preselezione ha creato pesanti difficoltà. Oggi l'Italia ha un numero assolutamente troppo limitato di abilitati e di specializzati sul sostegno. Bisognava trovare meccanismi più agili, per cui ho chiesto come primo punto superamento del numero chiuso, perché se abbiamo difficoltà qualche territorio dove c'è un numero eccessivo di iscritti, si può tranquillamente utilizzare lo scaglionamento che abbiamo già sperimentato proprio col PAS nel 2013. Di conseguenza, niente preselezione, eventualmente dovrai aspettare il turno, e la graduazione si può mettere a punto sia sulla base del servizio, eventualmente sulla data di iscrizione. Si stabilisce un ordine, ma si deve dare a tutti la possibilità di accedere a questi corsi. La selezione sarà poi in corso d'opera. Se uno si impegna, se fa le cose come si deve, arriva l'abilitazione, se no si ferma, eventualmente si riprova in occasione successiva. Terzo punto, avvio di tutti i percorsi in contemporanea. Non c'è motivo di far partire prima un corso e poi un altro, perché si scatenerebbe l'ennesima guerra tra poveri, non sembra assolutamente il caso, per cui chiedo un impegno anche in questo senso. Tra l'altro, parlandone con i responsabili della formazione di alcune università, mi hanno anche confidato che a loro va anche meglio farli partire tutti insieme. Qualche difficoltà ulteriore selezionare chi deve partire prima e chi deve partire dopo. Al punto 4, estensione dell'online fin dove non intacca la qualità delle lezioni, per contenere spesa e agevolare l'accesso di chi non risiede a ridosso delle strutture universitarie. E voi sapete che abbiamo ottenuto per i cosiddetti triennalisti la possibilità di arrivare fino al 50% di lezioni online, e per i cosiddetti ingabbiati di arrivare fino al 100% online. Chiaramente noi non possiamo imporre alle università queste percentuali, però possiamo autorizzarle. Prima, con la normativa precedente, non si poteva superare il 20%. Io sono autorizzata ad arrivare per gli ingabbiati fino al 100%, poi saranno loro a valutare dove è il caso di arrivare fino alla fine, o se una percentuale del corso va comunque espletato direttamente in presenza. È chiaro che chi abita vicino alla struttura universitaria non ha problemi particolari, diventa problematico per chi non ha vicino l'università, perché le distanze alla fine, cioè i trasferimenti, rischiano alla fine di costare forse più addirittura del corso. E a proposito di costi, ricordo che perché qualcuno chiede che venga ridotta o addirittura azzerata la spesa. Sapete che è complicato, credo che non avvenga in nessun paese che i percorsi abilitanti siano a titolo gratuito, perché il costo sarebbe enorme per l'amministrazione. Si poteva
lavorare su un altro meccanismo, ed è quello che abbiamo fatto. Intanto la trattativa è partita da più o meno 4.000 euro, che è il costo dei corsi di specializzazione sul sostegno, e abbiamo imposto un tetto massimo di 2.000 euro per quelli da 30 CFU e 2.500 per quelli da 60. Ma sono appunto tetti, nel senso che, visto che il nuovo meccanismo mette di fatto in concorrenza le strutture statali con quelle non statali, c'è la possibilità che per intercettare clienti, tra virgolette, qualcuno sia spinto a ridurre i prezzi, come già è successo, mi pare, con Padova. Padova già in partenza offre i corsi, credo, con il 10% di sconto. Certo. E se le cose vanno come crediamo, visto che sono parecchie le strutture autorizzate a occuparsi, a gestire questi corsi, secondo me c'è la possibilità di scendere ancora e di parecchio. E ecco, ultimo sì, punto, appunto, era il quinto, garanzia dell'espletamento dei corsi per tutte le classi di concorso, perché chiaramente ci sono le classi di concorso con un numero limitatissimo di persone interessate, per cui diciamo che risultano meno interessanti per le università. Dovremo prevedere un qualche meccanismo in modo che chi appartiene a queste classi abbia comunque la possibilità di applicarsi, come già, per carità, abbiamo fatto a suo tempo col PAS. Abbiamo individuato alcune università che hanno poi preso l'impegno e hanno consentito a queste persone di arrivare all'abilitazione. Bene. Senatore, l'ultima domanda invece su un altro tema molto caldo, che è quello che riguarda la mobilità, ma in particolare il vincolo triennale. Oggi c'è stata la firma del contratto, si prevede anche qualcosa sulla mobilità, ma i sindacati chiedono appunto l'eliminazione di questa legge ingiusta, che è quella del vincolo triennale. Cosa possiamo dire su questo argomento anche ai tanti docenti vincolati? Ok, allora, il PNRR purtroppo considera per il momento ancora assolutamente basilare per la crescita qualitativa dell'insegnamento in Italia, sul nostro territorio, il mantenimento del vincolo. Non ci hanno offerto spiragli, di fatto. Io stesso mi ero preoccupato di mettere a punto tre cartelle di relazione per spiegare i motivi per cui sarebbe il caso di superare questo limite ed eventualmente convertirlo in incentivi, ma la risposta è stata negativa, per cui sul fronte politico in questo momento non abbiamo margini. Li abbiamo al tavolo contrattuale. Qualcosa è già stato portato a casa, il famoso discorso dell'introduzione per i genitori con figli fino a 12 anni, e chi comunque segue questi ragazzi, che potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale. Io tra l'altro ricordo che tra gli emendamenti presentati a suo tempo c'era anche quello che prevedeva la possibilità del trasferimento interprovinciale per l'assegnazione provvisoria, ed è stato bocciato proprio in maniera netta. E c'è la possibilità di chiedere ancora qualcosa. Io su questo fronte sto dialogando con i sindacati in generale, proprio per vedere cos'è che potremmo ancora attivare per venire incontro a chi è vittima, il termine corretto è proprio questo, vittima di un vincolo che crea grandissime difficoltà a livello familiare, che a molti non consente neanche di arrivare alla fine del mese, perché i costi sono cresciuti in maniera enorme negli ultimi anni, quando ti allontani più di 100-200 km da casa. E per cui secondo me è un meccanismo assolutamente da superare, perché il risultato pratico qual è? Che fatti i conti, molti insegnanti rinunciano ormai al ruolo, preferiscono restare precari. È una situazione assurda, perché si è tutto ribaltato. Però siamo davanti a un fatto ben preciso, che rispetto a 15 anni fa
il potere d'acquisto dello stipendio di insegnante si è di fatto quasi dimezzato, per cui le difficoltà sono oggettive. E una cosa è ragionare in termini di incentivi, che hanno qualche possibilità poi di dare risultati concreti e senza controindicazioni, tra l'altro, perché sappiamo benissimo che un insegnante, quando arriva alla disperazione, può arrivare a utilizzare anche scelte, diciamo, non correttissime, pur di avvicinarsi al proprio territorio, magari solo per un periodo, con costi notevoli per lo Stato, per cui una questione che dovremo assolutamente affrontare appena possibile. A livello politico, purtroppo, nel rapporto con l'Europa, c'è questo interesse particolare per il vincolo che hanno mostrato a Bruxelles, perché c'è il dubbio, essendo che al nord lavorano molti insegnanti del sud, nel momento che togli il vincolo, che ci sia uno spostamento esagerato di insegnanti del sud che lavorano al nord e che rientrano al sud. In realtà questo è difficilissimo, perché i posti al sud sono molto molto limitati, per cui credo che anche togliendo il vincolo in questo momento non ce ne accorgeremo neanche. Lo spostamento in questi anni è stato di poche migliaia di persone, proprio perché c'è un problema a monte, che è quello che mancano i posti dove andarsi poi a piazzare vicino, sì, vicino a casa, comunque alle aree di interesse. Teniamo conto, tra l'altro, che l'interesse a spostarsi non c'è soltanto a nord e sud o viceversa, ma anche, ad esempio, tra una parte e l'altra. Io abito in Friuli, ad esempio, giungere l'altra parte del nord vuol dire fare parecchie ore di macchina, perché sono tanti tanti chilometri. È una cosa su cui dobbiamo assolutamente ragionare. Io spero prima o poi che si riesca, nelle varie interlocuzioni che abbiamo con Bruxelles, che si riesca a ragionare di nuovo anche su questa questione, perché oggettivamente allo stato attuale funziona. Sono molti di più i problemi che crea il vincolo di quelli che risolve. Bene, grazie senatore, grazie mille per essere stato con noi. Alla prossima su Orizzonte Scuola TV. Grazie a voi. Salute. Grazie al senatore della Lega Mario Pittoni. Noi ci rivediamo presto per una nuova intervista sempre sul nostro portale.